È stata inaugurata a Pesaro la Casa delle Tecnologie Emergenti, un hub tecnologico per aumentare la competitività sul territorio che rappresenta il più grande laboratorio digitale diffuso della città, con lo scopo di supportare ricerca e sperimentazione all'insegna della tecnologia. Siamo dentro la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che apre delle inquietudini sui temi della democrazia e della libertà e quindi va regolamentata, ma apre anche delle grandissime opportunità di modernizzazione della pubblica amministrazione e di sostegno, di cambiamento nell'impresa. Grazie al Centro delle Tecnologie Emergenti, alla Casa delle Tecnologie Emergenti, noi avremo un luogo per aiutare pubblico e privato ad innovare e a utilizzare questa nuova opportunità e lo faremo grazie ad un bando vinto del Ministero delle Attività Economiche di 11 milioni e 300 mila euro. Siamo stati tra le poche città italiane che sono riuscite a aggiudicarsi questo bando. Per noi è una grandissima opportunità, siamo molto contenti perché questo spazio così funzionale creerà le migliori opportunità possibili sia a coloro che lavorano nella pubblica amministrazione che ai tanti partner che abbiamo, dalle università alle imprese. Quindi davvero una bella spinta per crescere nei prossimi anni grazie ad un contributo pubblico che abbiamo ottenuto. È un laboratorio dove si potrà fare formazione e dove ci sarà la partecipazione anche di tutti i partner della Casa delle Tecnologie. Finalmente si è aperta una realtà diversa nella città di Pesaro, dove sia le imprese che i giovani potranno partecipare all'interno della Casa delle Tecnologie. Ci saranno dei laboratori e la cosa che oggi vorrei dire a tutti è che è avvenuta una cosa importante dentro il comune di Pesaro, perché l'ufficio che veniva chiamato del CED non è più quell'ufficio, perché oggi è diventato un ufficio che si dedica all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Grazie anche a questo bando che abbiamo vinto lo scorso anno, dello sviluppo economico, devo dire che finalmente sono emerse le persone che lavorano all'interno di questo ufficio, che hanno delle capacità e anche hanno saputo cogliere l'occasione per far sì che i cittadini possano digitalizzarsi e entrare nel mondo dell'innovazione. Oggi inauguriamo la sede della Città delle Tecnologie Emergenti, questa grande opportunità giunta a Pesaro grazie al lavoro importante svolto dall'assessore Franquellucci insieme a tutto il servizio sistemi informativi che ha portato a Pesaro 11 milioni e 200 mila euro per l'innovazione. Questo diventerà il luogo centrale di scambio di conoscenze, di tecnologie, di innovazioni, lo è già perché ospita già i server che consentono il funzionamento della biosfera che verrà inaugurata nella giornata di sabato in Piazza del Popolo, ma è un luogo proprio che consentirà la diffusione, no, delle conoscenze con anche la partecipazione dei ragazzi del Politecnico, degli studenti universitari della Politecnica delle Marche piuttosto che dell'Università di Urbino, un luogo importante che viene completamente riqualificato con un intervento di ristrutturazione profonda dagli impianti e la predisposizione per la domotica, un luogo che una volta che sarà concluso il progetto CTE tornerà a disposizione dell'amministrazione comunale, cioè lo è già, ma tornerà ad ospitare gli uffici dei sistemi informativi. Per i quali attualmente oggi il comune paga un fitto passivo e che domani, trasferendosi in questi locali di proprietà del comune, consentiranno un risparmio nella parte corrente del bilancio.